Cari amici, questa sera parliamo con un giovane frate che ha incontrato la fede e la chiamata alla vita religiosa a Medjugorje. Intanto vi Buonasera, buonasera a saluto. tutti. Buonasera, Fra Francesco. Intanto vi saluto caramente tutti, ringrazio in particolare Fra Francesco che ha accolto proprio il mio invito e ringrazio tutti voi che seguite adesso, seguirete in futuro la diretta Facebook. Fra Francesco ci parla dalla Fraternità Apostolica di Gerusalemme che si trova a Pistoia e quindi vorrei chiedere a Fra Francesco di raccontarci un pochettino la conversione che ha avuto a Medjugorje e la chiamata alla consacrazione. Mi sembra che ci sono dei problemi di linea. Questa linea è un po' problematica ultimamente. A Medjugorje è andata via, adesso, cioè, non riuscivo a entrare, adesso sono entrata, ma tranquillamente, fra pochissimo sono sicura che Fra Michele rientrerà. Eccolo qua. Fra Michele, eccoci. Francesco. Fra Francesco. I miei amici lo sanno che intervisto sempre Fra Michele, quindi Fra Francesco, fino a cosa hai ascoltato di quello che ho detto? niente, perché mi si è Ah, interrotta subito, la allora, subito connessione. praticamente. Allora, stavo raccontando agli amici che ci stanno seguendo che tu, Fra Francesco, fai parte della Fraternità Apostolica di Gerusalemme che è a Sì. Pistoia, ma prima di arrivare in questa fraternità, tu eri un giovane come tutti gli altri. E sei arrivato a Medjugorje dove non solo hai avuto la conversione, ma proprio la chiamata a questa particolare consacrazione. Ecco, ci vuoi raccontare un pochettino la tua storia? Sì, va bene. Allora, io sono andato a Medjugorje per la prima volta nel 1997. Medjugorje era molto diversa da come era adesso, perché si era costruito di meno. Abbiamo dormito in un albergo che era praticamente una casa per pellegrini. Mi ricordo ancora i materassi a molle, dove si sentivano le molle, si sentivano sul corpo. Non so perché va via la linea. Sapete perché va via la linea? Io lo so, perché questa è una diretta veramente interessante. Fra Francesco, come abbiamo visto, ha una personalità molto, come dire, speciale, che insomma arriva subito al cuore e quindi probabilmente qualcuno non desidera far ascoltare questa testimonianza che sicuramente ci darà molto. Quindi, insomma, abbiamo pazienza, anzi, diciamo insieme un'Ave Maria. Nel frattempo, se volete condividere la diretta e attivare le notifiche, diciamo un'Ave Maria insieme affinché riusciamo a rimanere in linea. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stavo chiedendo agli amici di pregare un'Ave Non Maria insieme, Fra so cosa è Francesco. successo, sono desolato. Nessuno. Come direbbero a Medjugorje, nema problema. Diciamo un'Ave Maria insieme, che Voilà, forse è questo grazie. il modo migliore per iniziare. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Di tu, Fra Francesco, la prima parte dell'Ave Maria, io la seconda e voi da casa insieme a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel 97 io ero in terza media, avevo solo 14 anni. Mia mamma mi aveva detto che sarebbe andata a Medjugorje e io, come un bravo ragazzo 14enne, avevo calcolato tutto quello che avrei potuto fare in quei 4 giorni con la casa libera. Ma poi vivevo da solo con la mamma perché i miei fratelli erano grandi e già studiavano all'università fuori dalla mia città d'origine, Bolzano, e i miei si erano separati da poco, quindi c'era anche questa sofferenza dentro di me in quegli anni dell'adolescenza. Mi ricordo qualche mese prima di partire, la mamma se ne esce dicendo: ma
Pullman c'è ancora posto, se vuoi porto anche te a Medjugorje. Allora ho detto sì, no, vabbè, mi sono buttato per fare questa esperienza, ma ecco, mi ricordo che quando ho sentito che in Pullman si pregavano i rosari, avevo immaginatevi l'insofferenza di un ragazzo di 14 anni. Cos'è successo a Medjugorje? Non ho visto segni, non ho visto il sole girare, non ho visto la Madonna, non mi è apparsa, non ho avuto particolari voci o visioni. Semplicemente alla messa ho visto come tutti i pellegrini pregavano. E questo è rimasto come un ricordo, un'impressione forte dentro di me, come questi pellegrini dalla Francia, dall'Italia, da altre parti della Croazia, qualcuno dalla Polonia, si inginocchiavano davanti all'Eucaristia, vivevano la Santa Messa. Io li guardavo e come che la loro fede risvegliava e interrogava la mia. Loro ci credono che Gesù è presente nell'Eucaristia, loro ci credono a quello che sta succedendo. E questo sicuro ha risvegliato in me tante domande. Mi ricordo che abbiamo parlato con Visca, che ci ha accolto nella sua vecchia casa di Medjugorje, e anche quello è stato un momento forte. Vedere non tanto le parole, perché alla fine ripeteva a tutti i pellegrini italiani lo stesso discorso, ma la convinzione con cui lo faceva, l'entusiasmo, il sorriso con cui ci guardava, sembrava che dicesse quelle cose per la prima volta, e io sapevo che le ripeteva sempre a tutti i gruppi di pellegrini, e quindi anche questo mi ha molto toccato, e ho detto: ma questo è un sorriso particolare, a me viene da crederle. Ma la cosa più strana di tutto questo viaggio, il punto di svolta che vi voglio raccontare, è avvenuto l'ultima sera prima di ripartire, quando mia mamma era rimasta giù a cenare con gli altri. Io avevo finito di mangiare, con una scusa sono salito in camera. Immaginate un ragazzino di 14 anni, appunto, che a quel tempo non c'erano i telefonini, però dopo 4 giorni dove si pregava da mattina a sera, si saliva sul monte pregando, in cima si pregava, si scendeva dal monte pregando, si andava a sentire Padre Ioso che stava a Scirocco Brego, un'ora di pullman, cosa si faceva? Si diceva il rosario. Padre Ioso ci ha fatto pregare 2 rosari e poi ha fatto la catechesi, e poi tornando a Medjugorje, cosa abbiamo fatto in Pullman? Abbiamo pregato di nuovo. Un ragazzino a un certo punto non ce la fa più, no? Finalmente in quel momento ero da solo, potevo staccare, potevo fare finalmente quello che volevo e mi sono messo a pregare. E forse è stata la prima volta che ho pregato davvero con il cuore in vita mia. In quel momento ho ripensato a quello che avevo vissuto in quei 4 giorni e ho sentito che ero stato bene, avevo trovato la pace e che mi dispiaceva ripartire. E ho come sentito se il Signore mi dicesse: beh, hai pregato per tante persone, ma e per te cosa chiedi? E in quel momento mi sono messo a parlare con Dio. Fino a quel momento, forse nella mia vita, la preghiera era stata dire le preghiere, recitare un'Ave Maria prima di un compito in classe perché ero preoccupato per farmelo andare bene, ricordarmi alla fine della messa di dire una preghiera come ringraziamento per aver ricevuto l'Eucaristia. Però in quel momento avevo capito, sentivo che potevo parlare a Dio come un amico. E gli ho detto del dolore che avevo nel cuore per la separazione dei genitori, gli ho detto della paura che avevo del futuro per iscrivermi al liceo, per una nuova classe, se sarei stato integrato, se gli ho parlato della mia nonna, gli ho parlato dei miei amici, e sentivo che Dio c'era, che non parlavo con il vuoto. Ho avuto questa certezza, che non è una certezza matematica, ma è una certezza morale dentro, che quelle parole venivano ascoltate. Ho sentito una gioia, una pace, che c'è stata proprio questa commozione interiore, questo incontro indelebile con questo Dio che c'è e mi ascolta ed è come un padre per me.
E così, tornato a casa, poi ho detto, ma cosa ho vissuto a Medjugorje? Cos'è stato? Boh, però ricordandomi quel momento di gioia, ho detto, beh, quella gioia è stata così vera, così forte, così autentica, che vale la pena provarci, vale la pena rischiare. E allora ho fatto quello che il nostro capogruppo e i messaggi della Madonna ci ripetono sempre, insomma, provare a pregare col cuore, pregare ogni giorno. Anche tornato a casa, una sera mi sono messo in camera e ho ripreso a parlare con Dio e di nuovo ho sentito che Dio c'era. E così, di giorno in giorno, per 5 minuti la sera, rifacevo sempre questa esperienza. Ogni volta sentivo la presenza di Dio, e pian piano quei 5 minuti, che sono diventati 10, che sono diventati 15, sentivo che era il momento più importante per me di tutta la giornata. E Dio pian piano ha cominciato con questo spiraglio ad entrare nella mia vita, a darmi dei segni. Gli facevo delle domande, gli facevo delle preghiere, poi magari qualcuno arrivava e mi diceva qualcosa, o aprivo il Vangelo a caso e trovavo, dicevo, beh, ho aperto a caso, ma sembra proprio una risposta a quello che ho chiesto al Signore prima, o una persona che mi diceva una cosa, prima avrei detto, beh, è una coincidenza, ma quando permetti a Dio di entrare nella tua vita e sei aperto a cogliere questi segni, il Signore ti rimanda questi segni. Ecco. Dio non mi ha risolto tutti i problemi con la bacchetta magica, i miei genitori non sono tornati insieme, il rapporto con mio padre è stato abbastanza un po' difficoltoso in quegli anni. Se non studiavo per un compito in classe, poi prendevo comunque un brutto voto anche pregando. Però cosa ha fatto? Dio mi ha tolto la paura che avevo per il futuro e questa presenza di Dio mi ha dato la forza di affrontare pian piano tutti i problemi e di arrivare anche a una serenità, una sicurezza per il mio futuro, per le mie scelte di vita. Questa è stata la mia conversione. Diciamo che l'incontro è stato forte, però come direbbe Visca, tu hai messo quella goccia di acqua ogni giorno affinché la rosa non appassisse, quindi con la preghiera hai fatto crescere questo seme che ti è stato messo nel cuore a Medjugorje. Quindi diciamo che per l'età che avevi, tra l'altro, non è stata cosa da poco, perché veramente posso immaginare quanto tu abbia sentito veramente la presenza di Dio, perché altrimenti a quell'età lì, anche se si vive un'esperienza particolare, poi si tende a dimenticare. Invece tu hai mantenuto nel cuore e hai fatto crescere questo incontro. Adesso però mi sorge spontanea una domanda, no? Adesso che sei adulto e oltretutto sei un consacrato, la preghiera è aumentata a dismisura, immagino le tue ore. Quando preghi adesso, quell'incontro, quella presenza che hai percepito da bambino e da giovane, continui a sentirla forte allo stesso tempo? Oppure è capitato a Madre Teresa di Calcutta, lei ha avuto, cioè, per tanti anni poi non ha percepito la presenza, ma è andata avanti nella fede, certa della fede. Ecco, tu nel tempo crescendo hai sempre sentito quella presenza che hai ben descritto prima nel tuo racconto? Allora, guardate, nella vita spirituale ci sono sempre alti e bassi, non possiamo dire che ogni preghiera debba per forza essere un'esplosione di pace, un momento di estasi o di riprovare le stesse cose che provavamo la prima volta. Però io posso dire sì, io mi sento ascoltato da Dio, io faccio ogni giorno questa esperienza, so che Lui è lì e ci credo e ho questa fede e non posso dire forse di aver mai sperimentato questo grande momento di buio, questa prova che ha attraversato Madre Teresa, diciamo, forse non sono abbastanza santo, comunque Dio ci prova nella misura, ci dà delle prove nella misura in cui noi le possiamo portare, di sicuro. Posso dire, a volte è difficile fermarsi e mettersi veramente davanti a Dio,
quando la mente è occupata da tante altre vicende della giornata, quando siamo preoccupati. Io adesso insegno a scuola, quando penso a una madre di famiglia, a un padre che lavora, arrivare poi la sera, provare a mettersi davanti al Signore e hai tanti pensieri, ecco, a volte è più facile, magari provo a dire, a recitare un'Ave Maria, però provare a fermarsi a volte è difficile. Io mi accorgo quanto è prezioso quando riesco veramente a prendermi una giornata per me, per Dio, a staccare dal lavoro, staccare dagli impegni quotidiani per calarmi maggiormente nella preghiera. Allora vedo che si aprono tante finestre interiori, tanti spazi in cui Dio può di nuovo parlare come una volta, ecco. Questo sicuramente è proprio vero che tutto quello che dici è profondamente vissuto da chi fa questo tipo di esperienza. È verissimo che prima di arrivare alla preghiera sembra che non sia tempo, non sia voglia, no, mille lotte. Poi però quando veramente riesci a pregare ti accorgi come quel tempo è un tempo veramente benedetto e come a volte a me è successo, ad esempio, dico sempre, vedi, lo Spirito Santo illumina. Magari io prego proprio per pregare e in quel momento mi viene in mente una cosa importante che magari non dovrei, cioè un'illuminazione, ecco, che diversamente sono sicura non ci sarebbe stata. E come diceva Suor Emanuele, una volta l'ho ascoltata durante un incontro di preghiera in Lombardia, e le aveva detto: il tempo della preghiera non è mai tempo sprecato. Uno pensa: ah, io adesso ho fretta, devo andare a lavorare e rinuncia alla preghiera. Magari quell'Ave Maria o quella decina che si dice ti evita un incidente che poi ti farebbe perdere 2 ore, no? E quindi uno non pensa mai a queste cose, come in effetti quello che tu dici hai sperimentato fortemente. A volte quando si prega sembra di dire solo delle parole, no? Ma in realtà è del tempo che noi stiamo passando con Dio. Eh E se beh, sì. veramente noi pensassimo quello, cambierebbe tutta la prospettiva della preghiera stessa e sarebbe importante cercarlo sempre questo tempo benedetto, perché come cerchiamo gli amici, a maggior ragione dovremmo cercare il tempo da trascorrere con Dio, no? Quindi grazie, grazie per questa testimonianza. Vuoi aggiungere qualcos'altro in merito a questo argomento? O La preghiera è veramente la anche cosa più importante per di noi cui mi preme cristiani, far e non è un ascoltare la caso che risposta la agli Madonna amici che ci Medjugorje seguono. continui a dire: pregate, pregate, pregate. Mi avete sentito? Adesso Angela non ti sento più, non so se ho di nuovo problemi io con la connessione. Ringrazio Pinuccia che ha scritto questa bella cosa e ecco di sicuro in comunione di preghiera pregherò per tutti voi che siete presenti a questa chat. Io vado avanti a parlare. Non vedo indicazioni. Penso che sia Angela ad avere problemi con la connessione. Io intanto parlo se qualcuno mi ascolta. Ma Sì? Francesco, non ho mai avuto Sì? una diretta così combattuta. Ok, quindi ero rimasto da solo, adesso sei tornata, giusto? Sì, ma non ho mai avuto una diretta così combattuta. E veramente. Capita. Andiamo avanti. Ti volevo chiedere,
Visto che siamo nel mese di Maria, e visto che il più grande insegnamento di Maria, penso, per l'umanità sia stato quello della sua umiltà. Vuoi, caro Fra Francesco, parlarci dell'umiltà di Maria? Proviamo, mamma mia, ci sarebbe tantissimo da dire, è un argomento. Allora, Maria è l'umile per eccellenza e dobbiamo capire bene questa parola, perché umiltà cosa vuol dire? A volte sembra che umiltà è riconoscere che noi non valiamo niente, che facciamo schifo, che abbiamo tanti peccati da confessare, ma sì, ma Maria non è che aveva tanti peccati, la sua umiltà non stava nel riconoscere che lei, perché sappiamo, è senza peccato. L'umiltà è prima di tutto questa autenticità, essere quello che siamo davanti a Dio, lasciare che la verità di noi stessi, anche con le nostre fragilità, con la nostra pochezza, venga davanti a Dio alla sua luce e quindi fare spazio a Lui nella nostra vita. Umiltà deriva dal termine humus, latino, che vuol dire terra. Sì, siamo esseri finiti, siamo fatti di terra, cioè basta poco perché la nostra vita abbia termine, il nostro corpo è pieno di fragilità, siamo esseri finiti, moriremo tutti quanti, non ci siamo fatti da soli, la nostra vita è un dono che non ci appartiene, nessuno di noi ha scelto dove nascere, come nascere, nessuno di noi si ricorda il giorno della nostra nascita. Nessuno di noi sa quando morirà. E queste sono due cose che già ci dicono che la nostra vita, ecco, un po' ci appartiene, un po' no. E riconoscere questa povertà davanti a Dio ci mette nello spirito giusto. Appunto, dicevo, liberarci da questa falsa immagine dell'umiltà che è tipo farsi del male, negare i propri talenti, no, io non valgo niente, no, non lo faccio perché tanto so che sbaglio. Queste si chiamano complessi di inferiorità, non si chiama umiltà. Dobbiamo essere fieri dei nostri talenti. Dobbiamo farli fiorire perché Dio ce li ha dati e le persone vogliono vedere nei cristiani della gente gioiosa, autentica, che sa gioire della vita, come anche Gesù quando è stato invitato a un matrimonio, ci è andato, anzi ha fatto di tutto perché questo matrimonio potesse essere vissuto nella gioia. Allora, l'umiltà di Maria non stava nel cercare di negare i doni di Dio dentro di sé, anzi, è l'umiltà del Magnificat. L'umiltà di Maria la troviamo proprio in questo cantico di lode, una delle poche parole di Maria che abbiamo nel Vangelo, in cui lei mette l'accento su quello che ha fatto Dio, che conosce i suoi doni. Dio mi ha guardata, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, ma ha guardato l'umiltà in greco, tapeinosin, la piccolezza, la semplicità, il niente della sua serva. Ecco, davanti alla grandezza di Dio, noi ci sentiamo piccoli, ci riconosciamo piccoli, piccoli peccatori amati da Dio. E nel Magnificat cosa fa la Madonna? Loda il Signore, il soggetto di tutto il Magnificat è sempre Dio, ha guardato l'umiltà della sua serva, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, lui guardiamo a Dio. Questo insegnamento, questa condivisione in realtà me l'ha fatta una mia consorella, che mi ha detto: una volta mi sentivo proprio piena di peccati, mi sentivo proprio tutta indegna, tutta sporca, non riuscivo neanche a pregare, ad andare davanti a Dio. E cosa ho fatto? Ho detto: per obbedienza vado a pregare con i miei confratelli. E mentre recitavo il Magnificat, mi ha condiviso. Ho capito qual era l'umiltà di Maria. Io ho smesso di guardare se
mi ero confessata, se non mi ero confessata, se avevo fatto questo peccato. Ho cominciato a lodare Dio. L'importante è quello che fa Lui, l'importante è la sua grandezza. E la vera umiltà è: non sto a guardare quanto sono bravo, non sto a guardare quanto sono peccatore, guardo a Dio e mi lascio amare, guardo a Dio e lo lodo per la sua grandezza. Ecco, è Lui il protagonista dell'universo, è Lui che salva il mondo, è Lui il salvatore della mia vita. Non sono io che mi salvo con qualche merito. Grazie, grazie mille. E quindi, caro Fra Francesco, alla luce di questo, di tutto quello che ci hai raccontato finora, la tua chiamata, la tua conversione, l'umiltà di Maria, guardandoci intorno vediamo un mondo immerso nel peccato e grandi pericoli per i giovani, come Visca ha sempre detto durante che tu ci hai raccontato appunto la lista. Dalla sua scaletta dove abitava, appunto, dice, a me colpiva molto quando la sentivo. Tra l'altro, è vero che ripeteva sempre le stesse frasi, e io mi sono data anche una risposta e mi sono detta: perché Dio vuole dare la stessa opportunità a tutte le persone, tutte le persone ascoltando sempre quella testimonianza uguale. Non c'era chi andava e sentiva una parola in più o in meno, quindi aveva un'opportunità diversa. No, tutti la stessa opportunità. E da lì poi sparsi per il mondo a crescere nella fede, sperando, Ma se ci pregando. pensiamo anche la Madonna Medjugorje nei messaggi, è vero, i messaggi sono tutti diversi e ognuno ha dato a quel tempo lì approfondisce qualcosa, però poi se si guardano in 40 anni la Madonna ripete più o meno sempre le stesse cose, ma perché noi non le mettiamo in pratica e ha proprio la pazienza e l'umiltà di una mamma che con tutto quello che potrebbe dirci si ha l'umiltà di ripetere sempre le cose fondamentali per far fare i primi passi a questi figli che spesso non rispondono e sono sempre lì ai primordi della fede, diciamo. Assolutamente sì. E proprio per questo, come diceva Visca, questa mamma, no, tenera Maria, che ci richiama sempre, ci invita sempre, noi duri di cervice non riusciamo a mettere in pratica quello che poi sarebbe il nostro bene. Visca diceva appunto sempre che la Madonna è molto preoccupata per i giovani e per le famiglie. In questo caso, per i giovani, che cosa ti sentiresti di consigliare, proprio perché la gioventù oggi è immersa in un mondo lontano da Dio, ecco. Quali pericoli consiglieresti di evitare, ecco, ai giovani di oggi? Adesso non voglio essere il frate che dice questo è male, questo è male. Seguono la loro coscienza. I giovani hanno delle antenne per riconoscere l'autenticità e spesso se si allontanano dalla Chiesa, ahimè, a volte è anche responsabilità nostra, parlo di noi, frati, suore, preti, che magari o siamo incoerenti o non abbiamo quel linguaggio, quella capacità di far riconoscere ai giovani un'autenticità, ecco, loro cercano luoghi di vera spiritualità e spesso questi luoghi non è che si trovano veramente dappertutto, non tutte le nostre sante messe forse riescono a toccare i cuori e la sensibilità dei ragazzi. Rimanete in ricerca, dico ai ragazzi, non chiudete la porta al Signore. Se vi sembra di non credere, ok, ma siete sicuri di poter escludere veramente Dio dalla vostra vita, di voler escludere la possibilità che esista questo Dio che vi ama? Continuate a cercare, tenete una porta semichiusa e semiaperta. Il Signore si farà incontrare, si farà incontrare da voi, ecco. Una cosa da cui tenersi lontani sicuramente sono tutte quelle esperienze di esoterismo, magia bianca, magia nera, perché sappiamo che tutto questo mondo dell'occultismo sono delle brecce aperte per il demonio. La Madonna Medjugorje ci ha detto che Satana esiste, ci ha spiegato come opera, ci ha spiegato come difenderci, quindi anche se qualcuno non credesse al mondo trascendente, comunque, appunto, a maggior ragione stia lontano da tutto questo che sono pericoli che, ahimè, prendono tanti giovani che per curiosità, per gioco, finiscono per invocare degli spiriti che poi non
non riescono più ad allontanare dalla loro vita e esistono anche spiriti del male, purtroppo, come esistono gli angeli, i santi, gli spiriti del bene. Certo, quell'idea di invocare questi spiriti in realtà è proprio perché l'uomo ha insita la ricerca di Dio, solo che loro in questa ricerca sbagliano. Sì, c'è questa curiosità verso lo spirituale, verso la trascendenza, che da una parte dice non credo in Dio, dall'altra poi, ecco, uno continua a cercare, ma lì, ecco, si cerca veramente su strade sbagliate. Non solo sbagliate, ma anche molto pericolose, Molto perché pericolose. non lasciano senza segno, ecco. Quindi a volte appunto io ho letto delle testimonianze di chi ha percorso queste strade e poi ci sono veramente voluti tantissimi anni e tantissima sofferenza per liberarsi di questo qualcosa che non doveva essere incontrato. Mentre invece, se si prega a Dio, con Dio si ha sempre la pace di cui parlavi, questa tenerezza, questa veramente presenza che porta sempre amore. E dove Maria a Medjugorje ci vuole portare, perché in realtà Certo. Dio le permette in tutti questi anni di essere tra noi proprio per ricordarci che Lui esiste e proprio per riportarci a suo figlio. Infatti, tante volte la Madonna ci ha detto che stiamo costruendo un mondo senza Dio, quindi, e tutto questo non ci sta donando né benessere né pace né gioia. Siamo tutti spersi, siamo tutti veramente un popolo allo sbando, eppure non vogliamo ricordare qual è l'unica via veramente da seguire, quella che dà la vita, cioè Dio. Fra Francesco, è bello vedere appunto un giovane che ha trovato questa strada, un giovane che veramente hai saputo esprimere in maniera bellissima, molto chiara, ma molto viva, non solo quella che è la tua esperienza, ma quella che è l'esperienza di ogni cristiano che fa incontrando Dio. E quindi veramente hai avuto un modo di esprimerti veramente molto bello. Ti ringrazio di averci donato il tuo tempo e ti Grazie, ringrazio di figurati. aver accettato appunto questo invito. E a questo punto io direi, vogliamo concludere questa diretta con le parole di Maria, quello che lei vorrà dirci. Come hai detto tu bene prima, a volte, a parte che non esistono le coincidenze, ma esistono le bioincidenze. E spesso appunto Gesù e Maria ci parlano attraverso le persone che incontriamo, attraverso addirittura io una volta ho avuto una risposta leggendo un nome su un pullman, però quella parola era per me in quel momento. Ecco, vediamo che cosa tocca nel nostro cuore un messaggio di Maria aperto adesso, va bene? Messaggio del 25 settembre 1995. Cari figli, oggi vi invito ad innamorarvi del Santissimo Sacramento dell'altare. Adoratelo, figlioli, nelle vostre parrocchie, e così sarete uniti con tutto il mondo. Gesù vi diventerà amico e non parlerete di lui come di qualcuno che appena conoscete. L'unità con lui sarà per voi gioia e diventerete testimoni dell'amore di Gesù, che ha per ogni creatura. Figliuoli, quando adorate Gesù, siete vicini anche a me. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Direi che qui ha raccontato la tua esperienza di fede, di preghiera e quella di ogni cristiano che quando prega sente veramente l'innamoramento per Gesù e la sua presenza. E l'unità con tutto il mondo, perché veramente pregando siamo in comunione con gli angeli e con i santi e con tutte le persone che pregano, in particolare quando facciamo adorazione eucaristica, ricordiamoci che siamo lì a rappresentare e a pregare per tutto il mondo. Quindi grazie Maria per queste parole, davvero. Con tutto il cuore. Concludiamo con un Ave Maria. Va bene. Inizi tu, concludo io e poi dopo salutiamo gli amici che ci seguono. Certo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Amen. Grazie cari amici che ci avete seguiti, abbiamo trovato veramente una perla preziosa, spero in futuro che potrai tornare fra Francesco e donarci ancora un pochettino del tuo tempo, perché veramente le parole che ci hai detto sono veramente state, ripeto, preziose. Quindi, grazie a voi. Come dico ogni volta che finisco di confessarmi ad ogni sacerdote, dico grazie per il suo ministero. Quindi dico anche a te, Fra Francesco, grazie per la tua scelta di vita che è importante per te, ma è importante per ognuno di noi, perché avere giovani che decidono di seguire Dio, soprattutto oggi, è veramente un dono prezioso. Quindi grazie. Grazie. Allora un saluto a tutti, buona serata e in comunione. Sempre. Buona serata a tutti, ciao amici, grazie. Salve. Salve.